Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Il primo ministro israeliano Netanyahu è negli Stati Uniti, dove incontrerà il presidente Biden e parlerà al Congresso. Amnesty International accusa gli Stati Uniti di complicità nei crimini di guerra a Gaza. Kamala Harris avrebbe ottenuto l'appoggio del numero sufficiente di delegati per la nomination del Partito Democratico. E nello sport, domani iniziano i primi incontri di calcio del torneo olimpico a Parigi. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di mercoledì 24 luglio 2024, che iniziamo dagli Stati Uniti e dalla visita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington. Il leader israeliano incontrerà il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris, l'ex presidente Donald Trump, e effettuerà anche un discorso al Congresso. Parlando ai familiari degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre, Netanyahu ha detto che la loro liberazione è vicina, e questo grazie alla pressione che l'esercito israeliano ha messo su Hamas. We are determined to bring them all back. The conditions to bring them back are undoubtedly ripening, for the simple reason that we are putting very, very strong pressure on Hamas, and we are seeing a certain change, and I think this change will grow, and we intend to do it. This is a war goal. Intanto, Amnesty International ha accusato gli Stati Uniti di complicità nella guerra a Gaza per avere fornito armi agli israeliani. Amnesty accusa il governo americano di crimini di guerra. Intanto le Nazioni Unite hanno accusato Israele di avere colpito due veicoli dell'UNICEF usati per la consegna di aiuti umanitari, e il portavoce del segretario generale dell'ONU, Stefan Dujarric, ha chiesto che gli operatori umanitari siano protetti dalla legge internazionale e che non diventino mai bersaglio di attacchi militari. Today, two clearly marked UNICEF vehicles were hit with live ammunition while waiting at a designated holding point near the Wadi Gaza checkpoint. They were en route to reunite five children, including a baby, with their father. This is the second shooting incident involving UNICEF cars in the past 12 weeks. And of course, you will recall that UNRWA suffered a similar incident on Sunday. Intanto a Pechino 14 fazioni palestinesi, tra cui Hamas, che governa la striscia di Gaza, e il partito Fatah, hanno firmato un accordo per porre fine alle divisioni interne. Il patto di riconciliazione è stato firmato dopo 3 giorni di colloqui, e nel comunicato finale le fazioni si sono anche impegnate a creare uno stato indipendente palestinese. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi e dice che la Cina rafforzerà le comunicazioni e il coordinamento con tutte le parti interessate. The core achievement is to make it clear that the Palestine Liberation Organization is the sole legitimate representative of the Palestinian people. The most prominent highlight has been the agreement on forming an interim national reconciliation government around the post-war governance of Gaza. The strongest call is for the realization of a truly independent Palestinian nation in accordance with the relevant United Nations resolutions. Torniamo negli Stati Uniti, dove la vicepresidente Kamala Harris avrebbe già ottenuto l'appoggio dei 1976 delegati democratici necessari a ricevere ufficialmente la nomination del partito per le prossime elezioni presidenziali di novembre. Intanto un sondaggio della Reuters Ipsos indica che Kamala Harris ha superato Donald Trump 44-42% nelle preferenze degli elettori, ribaltando quindi il sondaggio precedente che vedeva invece l'ex presidente in vantaggio di 2 punti su Joe Biden.
Inoltre, il 56% delle persone interpellate ritiene che Kamala Harris sia mentalmente più lucida e in grado di affrontare sfide di quanto non lo sia Trump. Parlando ad un comizio in Wisconsin, la vicepresidente ha ricordato la sua attività di procuratrice generale prima di entrare in politica, affermando di conoscere bene il carattere di Donald Trump. I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Restiamo negli Stati Uniti, dove le autorità di Springfield, nell'Illinois, hanno reso di dominio pubblico le immagini di un agente di polizia che spara su una donna afroamericana disarmata. La donna aveva chiesto aiuto alla polizia perché sospettava che ci fosse un ladro in casa. Le immagini mostrano l'agente Sean Grayson che spara 3 colpi di pistola su Sonia Massey, colpendola al volto. L'agente, dopo aver sparato, si è rifiutato di prestare assistenza alla donna, che è successivamente deceduta dopo il ricovero in ospedale. Sean Grayson è stato licenziato dal corpo di polizia e l'avvocato Ben Crum dice che le immagini sono sconcertanti. It's just disturbing, not just the video, but the audio. I mean, it reminds you a lot of the tragic videos that we saw, like George Floyd, where there's a narration to the tragedy. I mean, he narrates that I'm going to shoot you in the effing face, and then he shoots her in the face. Il presidente Joe Biden in un comunicato condanna l'operato della polizia, affermando che Sonia Massey dovrebbe essere viva oggi. Passiamo ad altre notizie, spostandoci a Stirling, in Western Australia, dove si sono riuniti i capi delle marine militari di Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna per parlare del patto AUKUS. Nella base di Stirling dovrebbero essere stazionati i sottomarini a propulsione nucleare australiani, ma il piano ha sollevato preoccupazioni nella vicina comunità di Rockingham, dopo che il governo federale ha annunciato che intende depositare temporaneamente le scorie radioattive dei sottomarini a Garden Island. Il ministro federale dell'industria della difesa, Pat Conroy, dice che si tratta di una soluzione temporanea fino a quando le scorie saranno trasferite in un sito permanente. The level of radioactivity is similar to what is around 100 other sites around the country. Think hospitals that use radioactive materials in imaging, and so we've been APANSA has granted a license for the temporary storage of those low-level waste materials at HMS Stirling in the industrial facility until they're transferred to the permanent site for all our radioactive materials associated with our nuclear-powered submarines. E andiamo brevemente in Italia, dove nel quartiere di Scampia a Napoli il crollo di un ballatoio ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 12, tra le quali 2 bambine ricoverate in gravi condizioni in ospedale. Il crollo si è verificato al 3° piano, ha coinvolto anche i ballatoi del 2° e del 1°. I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare circa 800 persone, tra le quali 300 minori. Mercato dei cambi, il dollaro australiano viene scambiato a 66 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo allo sport. Domani mattina inizia il torneo olimpico di calcio con i primi 8 incontri e in campo scendono le nazionali Under 23. Diamo uno sguardo alle partite: Guinea-Nuova Zelanda, Francia-Stati Uniti, Argentina-Marocco, Iraq-Ucraina, Uzbekistan-Spagna, Egitto, Repubblica Dominicana, Giappone, Paraguay e Mali, Israele.
Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, possibilità di pioggia nel corso della giornata, una punta massima di 16 gradi. Ad Adelaide, pioggia nel pomeriggio, 20 gradi. A Melbourne, giornata ventosa, cielo parzialmente nuvoloso, 16 gradi. Ad Hobart e Canberra, cielo prevalentemente sereno, 17 gradi ad Hobart, 14 a Canberra. A Sydney, giornata di sole, 21 gradi. A Brisbane, cielo prevalentemente sereno, 23. A Cairns, possibilità di pioggia 26 e 27, scusate, e a Darwin, giornata con cielo prevalentemente sereno, ma la temperatura un po' bassa per Darwin, soltanto 26 gradi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.